What's up guys, qui è il vostro Daygate che vi parla ragazzi, siamo tornati con un nuovo video, signori miei, questo è il video che stavate aspettando, penso tutti quanti, perché oggi sono arrivato qui per spiegarvi nel dettaglio le impostazioni per quanto riguarda la mira perfetta su MV3. Ebbene sì, Regas, adesso sono un bel paio di giorni, quasi una settimana, no, quasi una settimana no, però 4 giorni che sto giocando, quindi sono riuscito a, non vi l'ho fatto prima anche per questo, Regas, cioè, chi l'ha fatto il giorno stesso probabilmente vi ha fatto un video dove vi dice un sacco di minchia. Nazionale, ve la testate per bene e adesso vi spiego tutto nel dettaglio. Allora, Regas, prima cosa, vabbè, andare su impostazioni, su controller. E fin qua, vabbè, niente di strano, di diverso dal solito. Dopodiché, per quanto riguarda i comandi base. Per esempio, uno schema comandi sta a voi. Io non lo uso, ho il pad con le levette dietro, il ROG Raikiri, ragazzuoli. Io uso il ROG Raikiri. Ce n'ho due, uno di ricambio perché non si sa mai. E, che è in sconto, oltretutto, ragazzi, se volete usufruirne, c'è il link in descrizione. In realtà su tutta la gamma ROG, quindi una roba golosa, link in descrizione. Ma detto questo, partiamo dalla prima, ovvero l'input zona morta. Hanno messo delle cose in più rispetto all'anno scorso, ovvero c'è il test. Ok, attivando questa opzione, vedete se il vostro pad è driftato concettualmente. Non dovete più fare come gli anni scorsi, cioè aprire la mappa, lasciare il pad, vedere se si muove da solo. Come potete vedere, io non toccando le levette, l'analogico, tutti e due, sia il destro che il sinistro, non si muovono, ragazzi, come potete vedere. Quindi il mio pad non è minimamente driftato. Io attualmente ho azzerato la zona morta, come potete vedere, ragazzi. Vi dico la verità, ho provato a tenerla anche a 2, 3, 4, 5, l'ho provate praticamente tutte fino al 6, 7, ma tenerla a 0, ovviamente avendo il pad non driftato, mi consente, ragazzuoli, di essere molto più reattivo e consistent, mi aggancio molto meglio. Quindi vi consiglio, se non avete il pad driftato, ovviamente, di provarla a zero. Se l'avete driftato, alzatela finché, ragazzuoli, il puntatore a destra non rimane fermo. Ok, come lo vedete, aspettate che in realtà ci sono io, me ne sono accorto adesso. Vedete, il puntatore, raga, rimane fermo. Ok, vedete che sia il destro che il sinistro a me non mi si muovono. Dopodiché, levetta a sinistra, raga, ho messo a 50. In realtà penso di abbassarla anche questi giorni perché consente di azionare prima, ok, lo scatto tattico, cioè taglio metà della corsa dell'analogico, in modo tale da essere più reattivi quando si corre. Per quanto riguarda invece la levetta destra, lasciatelo a 100. Puntamento, ragazzuoli. Allora, la sense normale l'ho abbassata di 1. C'avevo 7,7, adesso l'ho messa su 6,6. Tenderò, ovviamente, come al solito, alzarla massimo fino a 8. Semplicemente perché con il gioco nuovo, l'aim assist che c'è non c'è, vi consiglio di abbassarla un pochino adesso, giusto per riprendere a mano e essere più concreti. Alla fine vi ho già spiegato in mille modi, ragazzi, avere la sense a 12 non serve a niente, ok? Serve se volete fare video su TikTok, fare le pirolette, ma di consistente non c'è niente. Quindi 6-6, secondo me, per iniziare è la sense migliore, ragazzi. E dopodiché moltiplicatore lo andiamo a vedere più tardi. Allora, prima cosa, tipo di curva, reazione, mira, dinamica, ok? Qua non ci fa una piega, come sempre la dinamica rimane la migliore, soltanto che c'è un'impostazione in più, ovvero la pendenza di curva di reazione. Allora, ragazzi, spiegarvelo nel dettaglio è un macello, anche perché dovevi farvi vedere grafici, cose, e sto video finirebbe dopodomani. Sostanzialmente, da quello che ho potuto appurare, tenerla a zero momentaneamente è la cosa migliore, perché non influisce troppo sull'effettiva impostazione, ovvero la curva di reazione. Alzare al massimo va un po' a sminchiarsi la curva di reazione, quindi tenetela a zero e non avete problemi. Moltiplicatore dello zoom, ragazzuoli, qua io vi faccio vedere le mie, ma vi consiglio strettamente di trovarvi le vostre. Ovviamente per gli zoom ridotti scendete sotto l'1, perché sennò smirate. Fate delle prove, partite magari da 0,60 fino a 0,90. Fate delle prove sostanzialmente quando riuscite bene a agganciare. Ma non tenetela all'1 perché è troppo. Tipo di mira assistita predefinita. Ragazzuoli, Black Ops l'ho provata.
è un effetto placebo, ok? Non aggancia meglio di predefinito. Predefinito, secondo me, rimane ancora la scelta migliore a mani bassissime, ok? Ve lo posso assicurare. Gioco! Vamos, scatto tattico automatico, e fin qua ci siamo. Avanzamento automatico, no, questo no. Arriviamo al clou della nuova impostazione, ovvero la funzionalità scivolata tuffo. In questo caso, raga, solo scivolata. Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo, raga, lo slide cancel non è infinito. Ebbene sì, ne fate 4-5, dopo dovete aspettare più o meno 6-7 secondi che si ricarica. Questo serve per non avere il vecchio delay che c'era nella beta, ok? Nella beta c'era delay perché c'erano praticamente due funzionalità nello stesso tasto. Così si divide. Con solo scivolata, cioè quando premete va instant a fare la scivolata. Vuol dire che, ragazzuoli, sono solo le solite, ma alcune sono anche di Warzone, i veicoli non ci interessano. Ovviamente, raga, il concetto di mira non finisce qua. Come vi ho spiegato, penso, da un anno a questa parte, bisogna considerare, per quanto riguarda anche il fatto di agganciare e mirare, l'arma che stiamo andando a utilizzare. Chiaro che se prendete un'arma che non avete buildato, non avete la minima idea di come rinculi, l'effetto è sgravato. Perché se io dovessi prendere un'arma, adesso prendo un esempio a caso come la VASP, una mitraglietta, no? Io la utilizzo. Faccio un check, ok? Vedo più o meno come rincula, ok? Ho un'idea di quello che devo andare a sistemare. Dopodiché prendo e ci faccio una build, il risultato ovviamente è diverso, ragazzuoli. Abbiamo praticamente il 50% di recoil in meno. Questo influisce, sì, perché, raga, dovete tenere bene a mente una cosa, che attualmente su questo gioco c'è una funzione molto importante, quella che utilizzavo io sostanzialmente quando vi facevo le build, no? Quindi andavo a vederle su Tour Game Data. Ovvero che se andate a vedere gli accessori e premete il tastino L2, vedete nel dettaglio cosa vi fa questo benedetto accessorio, ok? Quindi se vedete che un'arma tende ad andare verso destra e sinistra in ambo i lati, cosa si va a scegliere? Si va a scegliere un'arma, un accessorio, come in questo caso una volata, che mi aiuta a compensare il recoil orizzontale. Ok, adesso lo vado a cercare, per esempio. Ovviamente anche il contraccolpo. L'X, tipo quello che sto usando io, toglie il 27% di verticale e il 10% di orizzontale. Però io trovo ancora che l'arma fa quel fruscio ad S che mi dà fastidio. Ok, questo non va bene, quindi potrei provare con il Lockshot. Toglie il 15% di orizzontale. Oppure direttamente un accessorio come il compensatore AVR, che mi toglie il 25% di horizontal recoil, in questo caso, in modo tale da sistemarla a mio piacimento e in realtà correggere il difetto dell'arma, che è molto importante, raga. Controllate sempre come rincula l'arma, ok? In modo tale da capire dove dovete andare a parare, perché poi l'analogico dovete usarlo voi, quindi se io so che tendenzialmente la mia arma verso la fine va verso destra, va in orizzontale, cerco di attenuare al massimo questo difetto. In più so che l'analogico, oltre a chiaramente tenerlo verso il basso per contenere il verticale, devo spostarmi lievemente a sinistra per contenere anche l'orizzontale verso destra. È semplicissimo, raga. Dovete conoscere quello. Dovete conoscere ovviamente il gioco e conoscere l'arma che state usando. Perché parliamoci chiaro, non esistono impostazioni. Se vedete un video dove c'è scritto "prova queste impostazioni, zero recoil, agganciate", non esiste, ragazzi, assolutissimamente no. In più, ragazzi, vi posso dare un ulteriore consiglio. Oltre a sfruttare la meccanica della mira normale, quindi l'aim assist, come potete vedere, sfruttate lo strafe, raga, ovvero quello che sto facendo io in questo momento. Vedete che bene o male io non sto toccando l'analogico destro, ok? Come potete vedere, non lo sto toccando, però l'aim assist tende comunque a tenermi verso il mio nemico, ok? Infatti, adesso vabbè, devo comunque tenerlo un po', come potete vedere. Adesso sentiamo anche quello più lontano, che è un esempio, vedete? Tende, qua si possono mettere le piastre, sì? Tende, ragazzi, a rimanere sempre agganciato sul mio bersaglio, ragazzuoli. Volendo, come potete vedere, posso anche sparare a distanza, ok?
se imparo bene a mischiare le due tecniche, ok? Aim assist più strafe. Questa cosa non la imparate da un giorno all'altro, raga. Vi deve venire naturale, ok? Se ci pensate mentre la fate, non vi viene. Quindi un mio consiglio è, se volete allenarvi, andate nella privata e utilizzate i bot. Vi allenate, ok? Tenete qua fermi e sparate i bot facendo questa meccanichina, ok? È molto importante, oltre perché sfruttate l'aim assist un pochino di più da una certa distanza. In più, non date punti di riferimento al vostro nemico, ok? Non dico che schivate i colpi, ma quasi con questa tecnica. Quindi ragazzuoli, ovviamente fatemi sapere qua sotto nei commenti. Spero vivamente di esservi stato veramente d'aiuto, ok? Come al solito, poi se ci sono aggiornamenti a riguardo, sarò sempre qua pronto a farvi vedere. State belli connessi questa settimana perché ci sono un sacco di video golosissimi. Noi, ragazzuoli miei, ci vediamo domani con il prossimo video. Bella ragazzi!